Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, ciao, come va? Tutto bene? Tutto ti bene. Sei bagnato stasera? No, non mi sono bagnato, ma ci bagneremo tra poco perché questa sera siamo sempre con gli amici pendolari, con buonasera. Enrico, nel Comitato Pendolari e con... Michele. Allora, con loro adesso vogliamo fare, per far rendere conto della situazione, il percorso che un pendolare che parte la mattina, che ora? Speriamo di tornare alle 7:10, quindi... 7:10. Quello da chiusi, alle 6:30 chiusi. Da casa, sì. E tornate alle sera? Dipende, è una lotteria. Se i treni sono puntuali si va. Da... 60 sì. Di solito prendiamo un Intercity che però è uno tra i treni che non dà garanzie d'arrivo. Tra le 6:40 fino alle 7:30. Quindi insomma tutto il giorno ve lo passate fuori casa per lavoro. E ecco, che cosa, che tragitto dovrebbe fare un pendolare che magari dopo che il parcheggio famoso è stato messo a pagamento e quindi dovreste parcheggiare in teoria al Mecenate? Sì, in teoria, anche in pratica, perché quel parcheggio lì a questo punto, per come è stato ipotizzato oggi, non è più un parcheggio per i pendolari, non è più un parcheggio per la lunga sosta. Quindi necessariamente in quel parcheggio lì chi deve sostare tutto il giorno non può lasciare l'auto. Quindi se vogliamo continuare la gratuità andiamo verso i Vigili del Fuoco, via degli Accolti se non sbaglio, oppure in via Giotto dove parcheggio io. Allora andiamo a vedere a fare questo tragitto, perché quello del binario 1, come vedremo, è chiuso il cancello, e quindi per forza si deve passare da qua. Andiamo Beppe? Ok. Andiamo. Ecco qua, capito Beppe? Sei pronto a camminare? Fa sempre bene a camminare. Sempre bene. Si fa tutti i giorni. Le mattine alle 6:10 è un problema. Alle 6:10. Alle 7:10 è un problema. E la sera tornare tardi. L'ho fatto anch'io il pendolare quando ero giovane, ma l'ho fatto veramente... Svetto, è più veloce, è molto più svetto. Questo è un passo turistico. La mattina siamo turistico. Poi in questa zona qui all'andata siamo sempre di corsa perché vediamo l'orologio e il treno è proprio prossimo a partire. Quel treno lì, che una volta quello che prendete voi era famoso perché era sovraffollato, adesso è a due piani? Adesso è a due piani, però rispetto a quando era famoso sovraffollato, adesso va in linea lenta, perché fino a qualche anno fa era in direttissima completa, adesso invece fino a... Passiva delle 10 no. La galleria, la galleria, ma la linea lenta, faceva la direttissima, sorpassando dalla linea direttissima sia Montevarchi che Figline e San Giovanni. Vi faccio una domanda dopo che è successa quella tragedia al nord, mentre tanto... facciamo questa strada che fate tutti i giorni per far vedere anche quanto è lunga. E dopo questa tragedia ferroviaria che è successa al nord, voi siete preoccupati per la manutenzione, insomma per quelle che, per come è gestita da noi la, diciamo tutta la politica ferroviaria? Beh, c'è da dire che rispetto a qualche anno fa c'è stato un forte cambio del materiale, quindi i treni sono effettivamente più nuovi. Sulla linea Retina ancora qualche treno vecchio lo troviamo, perché non tutti i treni sono gestiti dalla Regione Toscana, qualche treno viene dall'Umbria, dal Lazio, e quindi ancora per quei treni lì si usano materiali, diciamo, di vecchio stile. Problemi sulla sicurezza, non si può dire che non vengano fatte le manutenzioni o che non ci siano situazioni conformi, quindi per adesso incrociamo le dita e non, da questo punto di vista non ci si può lamentare troppo. Siamo al semaforo. Che la mattina, mattina lo trovano sempre verde, sì? La mattina, sì, quando non ci sono le macchine, si passa. Siamo in un tratto intermedio, qui c'è uno dei passaggi che dovrebbe portare dei passaggi. Sì, adesso è chiuso e non sai cos'era questo. Cos'era questo? Sentiamo. Era l'accesso delle vagoni ferroviari dal vecchio fabbricone, Sackfem, che entrava dentro. Sempre una nuova. Ci sono i binari sotto ancora. Addirittura. Se vai a mangiare la pizza in questo ristorante c'è ancora un pezzo di binario, ma era di un altro binario che veniva da là. Un pezzo di storia. Che però era un pezzo per passare e andare al binario 1. Era un passaggio fino a poco tempo fa, era aperto e da qui si accedeva direttamente al binario 1. Adesso è chiuso per scelte della proprietà, e probabilmente di ferrovia. Cioè il Mecenate, al di là della spesa, no? Poteva anche andare se tu da lì
poi andavi diretto al binario 1, ma se neanche vai lì non è proprio questa comodità. Al di là del fatto che comunque tra il marciapiede e passare all'interno la differenza è poca, quindi forse conviene passare al marciapiede, è anche una strada tra virgolette più transitata. Quello che magari manca è una bella pista ciclabile, visto che c'è il servizio di bike sharing al Mecenate, sarebbe stato opportuno mettere una pista ciclabile praticabile diretta verso la stazione. E quindi niente, andiamo avanti? Andiamo avanti. Siamo arrivati. Meno male, dai, però ci fa bene, se vuoi si continua verso Santa Maria. Sì, andiamo, dove andiamo? Andiamo a Policiano. Non c'è il mio problema, c'è da andarci. È vero, dobbiamo tornarci perché c'è quel campo da rugby abbandonato. Vabbè, ne riparleremo. Comunque, siamo arrivati al Mecenate, questa è l'altra strada buia, no, che passa là dietro. Sì, esatto, lungo la ferrovia che abbiamo trovato varie volte le siringhe, no? È il di là specialmente. Comunque una strada non presidiata, esatto. Di conseguenza ci può stare che sia anche utilizzata da chi proprio ne vuol, esatto, fare un uso. E non qui abbiamo il parcheggio, quello lì dove mettevate la macchina, il parcheggio che non dista molto dal Mecenate oggettivamente, solo che prima era gratuito e quindi era una buona risorsa. Allora abbiamo fatto così, il tragitto è un po' più lento di quello che lo fa un pendolare. Penso proprio di sì. E quanto tempo ci vuole andando veloce? Quarto d'ora, dieci minuti abbondanti. Noi ci abbiamo messi di più, però insomma questa è la vita, la dura vita dei tanti pendolari, 3.000, quanti saranno? Ma non ci siamo mai contati, anche perché ogni stagione porta persone a doversi spostare verso Firenze, magari d'estate gli studenti non fanno l'abbonamento, comunque sì, siamo più di un migliaio. Mica poco. Anche di più. Avevi detto 30? No, non ho detto niente io. Ho detto 30. Un migliaio aretini, poi ci sono anche là. Anche poi il bacino della provincia porta anche altri pendolari, quindi non siamo solo 1.000 aretini, ma tanti altri in più. Bene, andremo dal sindaco allora a chiedere questa cosa di cosa intende fare, se intende fare, se davvero lo considera uno strategico, come ha detto in Consiglio Comunale. Ringrazio molto Enrico. Grazie e poi ci risentiremo più avanti. Grazie.